si è di nuovo fermato a Giulianova il Freccia Bianca, un obiettivo molto importante, strategico per il distretto turistico più importante del Medio Adriatico, che vede Giulianova come città baricentrica. Nel 2010 Trenitalia non ritenne di dover far fermare più il Freccia Bianca nella stazione di riferimento della provincia di Teramo ubicata a Giulianova. Per anni non si è riusciti a ripristinare questo servizio, anche perché la regione governata dal centrodestra non è stata molto sensibile in questo senso. L'anno passato riuscimmo a ottenere di nuovo la fermata del Freccia Bianca a partire dal 31 luglio. Quest'anno invece, già col calendario estivo, il Freccia Bianca è una realtà. E già ieri, nella stazione ferroviaria della provincia di Teramo, tanti erano i giovani che per ragioni di studio hanno preso il Freccia Bianca per recarsi a Milano. E devo dire che questo è un grande obiettivo, che è stato raggiunto grazie a un lavoro di squadra, grazie alla sensibilità della Regione Abruzzo, del governatore D'Alfonso e del consigliere Camillo D'Alessandro, grazie alla DMC che raccoglie gli operatori turistici, grazie all'opera dei miei collaboratori, dell'assessore Gianluca Grimi al turismo, ma soprattutto è una nota di merito, io la voglio dedicare al professor Archimede Forcellese, già mio assessore nel primo quinquennio, e che in questo secondo mandato riveste il ruolo di delegato del sindaco per questa materia e per altre. È un lavoro di squadra importante, è un lavoro di squadra al quale vorrei chiamare anche gli altri sindaci della provincia di Teramo. Penso al sindaco di Teramo, perché se noi riusciamo a fare sistema riusciremo a valorizzare sempre più il nostro territorio. La fermata nella stazione ferroviaria di riferimento del bacino territoriale provinciale non è solo uno strumento fondamentale di ulteriore implementazione e rafforzamento della presenza turistica, che fa del nostro distretto turistico il più importante del Medio Adriatico, sicuramente più importante di quello di San Benedetto del Tronto. Ricordiamo che sviluppiamo 42.000 posti letto, 4 milioni di presenze turistiche, il 15% del prodotto interno lordo dell'intera economia provinciale, il 65% della economia turistica dell'intera regione Abruzzo. Ma è un servizio fondamentale per tutti i residenti della provincia di Teramo.